Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale YouTube Motorby. Dopo la pausa della scorsa domenica, dove vi abbiamo illustrato il nostro nuovo mezzo da viaggio, per chi non avesse visto il video vi lascio il link qua sopra, oggi siamo arrivati alla seconda puntata del nostro viaggio in Sud America. E come dice il titolo del video, entriamo in Bolivia e andiamo a percorrere la Carretera della Muerte. Non vi anticipo niente, ci vediamo alla fine del video. Buona visione! Man mano che ci allontaniamo dal Canyon del Colca, il tempo peggiora. I cambi meteorologici repentini sono consueti a queste altitudini, specialmente durante la stagione delle piogge. Ci troviamo a circa 4.000 metri quando ci sorprende un enorme incessante acquazzone che in poco tempo trasforma la strada in una vera e propria mulattiera. Sembra fatta di sapone ed è talmente scivolosa che continuare a guidare senza cadere sembra impossibile. La pioggia non ha intenzione di fermarsi, ma nonostante il fango che ci circonda, neanche noi. Finalmente, dopo quasi 5 ore di guida, ritroviamo l'asfalto e riusciamo a raggiungere Arequipa al crepuscolo. Arequipa, dopo Lima, è la seconda città più grande del Perù. Il colore dei palazzi del centro storico l'ha denominata la città bianca. Ci concediamo un giorno per visitarla e immergerci nei variopinti mercati della città. Il nostro viaggio prosegue verso il lago Titicaca. L'altitudine di quasi 4.000 metri lo decreta il lago navigabile più alto del mondo, nonché uno dei più grandi in Sud America. A dividerlo è proprio il confine tra Perù e Bolivia, il nostro prossimo obiettivo. Poche difficoltà, varchiamo il confine alla volta della Bolivia. La prima notte decidiamo di trascorrerla nella prima città che incontriamo. L'idea di lasciare le moto sulla strada durante la notte non ci convince e fortunatamente l'albergatore ci concede di sfruttare la sala da pranzo in disuso che in pochi minuti diventa un parcheggio temporaneo. Il giorno seguente continuiamo a costeggiare il lago Titicaca, ammirando i paesaggi andini che ancora ci circondano. Thank you.
Per entrare a tutti gli effetti in terra boliviana, i viaggiatori con veicolo proprio devono affrontare un breve attraversamento del lago Suzzattere, che a prima vista sembrano tutt'altro che affidabili. Ma quando assistiamo al carico dei camion avvenuti con successo, ci rassicuriamo e procediamo con l'imbarco delle moto con più serenità. Più o meno. Ben presto il paesaggio cambia completamente. Edifici in costruzione, polvere, traffico, l'incessante suono dei clacson, insomma un vero e proprio caos che ci indica a cosa ci stiamo avvicinando: l'immensità della città di La Paz. Giorno seguente ci dirigiamo 60 km a est di La Paz per percorrere una delle strade più pericolose del mondo, la Carretera de la Muerte. Il nome di questa strada si deve al suo passato turbolento, che ha registrato diversi decessi a causa del frequente passaggio a doppio senso dei veicoli, non proprio adatto alle dimensioni molto ridotte della carreggiata. Ma d'altra parte, per diversi anni, essa è stata l'unica via di comunicazione tra La Paz e Coroico. Oggi la strada è chiusa al traffico dei mezzi pesanti ed è ormai una vera e propria attrazione turistica. È frequentemente percorsa dai ciclisti, che sfruttano il dislivello di oltre 3.000 metri in poco meno di 60 km. Punti più critici della strada si incontrano molte croci, in memoria di coloro che percorrendola hanno perso la vita. La Carretera de la Muerte! Siamo arrivati anche qua giù. Eh sì, tutti bagnati dalle waterfalls. Bellissimo. Bellissimo ragazzi, un saluto. Spettacolare, per ora siamo ancora vivi, vi aggiorniamo. Ciao ragazzi. Abbandonata La Paz, ci troviamo su uno dei più grandi altopiani andini. Qui l'altitudine non è mai inferiore ai 3.000 metri.
Siamo completamente immersi in una natura che ci lascia senza parole e tutto ciò che incontriamo non è altro che qualche piccolo villaggio dove fare rifornimento e passare la notte. L'uomo caccia per recuperare il cibo. Ce l'hai fatta? Sì. Vittorioso? Contento? Finalmente arriviamo in uno dei posti più attesi del viaggio, il Salar de Uyuni. Ma questo ve lo racconteremo la prossima volta. Ragazzi, mentre lavoro a questi video per fare il montaggio delle immagini, vi assicuro che mi mangio tutte le volte le mani, perché questo sarebbe stato un viaggio da dedicarci almeno 4 volte il tempo che ci abbiamo dedicato noi. Un posto, la Bolivia, ragazzi, bellissimo, veramente incredibile, su questi altopiani che non scendono mai sotto i 3000 metri. Un paesaggio naturale, ragazzi, mai visto in nessun viaggio che abbiamo fatto anche negli anni successivi, e spero vivamente di tornarci il più presto possibile per poterci dedicare il giusto tempo e godersi al pieno questi paesaggi unici. La Carretera della Muerte è una strada molto paesaggistica, ma ad oggi, ragazzi, tranquilli, è una strada estremamente turistica, dove effettivamente forse passarci con un mezzo a quattro ruote sarebbe un po' più rischioso. Però vi dico la verità, con un mezzo a due ruote come la moto non c'è nessun tipo di problema, la strada è controllata, tutti i vari punti dove una volta crollava e c'era più pericolo ci sono stati messi delle paratie di sicurezza, e insomma è una strada a tutti gli effetti turistica. Però sicuramente percorrendola e pensando che una volta ci passavano con questi enormi camion in entrambi i versi, quindi andata e ritorno da Coroico, è veramente incredibile, perché ci sono dei punti dove è praticamente impossibile non cascare di sotto. Alcune persone ci avevano consigliato di chiedere ad un tour operator per farsi accompagnare, però ragazzi, la Bolivia è un posto estremamente tranquillo, la strada si può percorrere senza nessun tipo di problema, e quindi ragazzi è veramente un posto da poter visitare autonomamente senza nessun tipo di problema. Molti di voi, dopo aver visto la prima puntata del viaggio in Sud America, mi hanno scritto chiedendomi se fosse possibile affrontare questo viaggio in solitaria o se ci fossero dei pericoli. Allora ragazzi, vi dico, per l'esperienza di viaggio che abbiamo avuto noi, il Sud America, quindi per la parte che abbiamo visitato noi, quindi Perù, Bolivia, Cile, Argentina, è una delle parti più semplici al mondo dove viaggiare, perché in primis non ci sono visti, non ci sono permessi, non ci sono grosse limitazioni, e quindi ragazzi è molto più semplice sicuramente rispetto al nostro viaggio che abbiamo fatto in Asia, ma anche rispetto a quello che abbiamo fatto in Africa. Senza ombra di dubbio, il Sud America è molto più semplice. Quindi ragazzi, se avete intenzione di organizzare un viaggio del genere, andate, non c'è nessun tipo di problema. Se vi ferma il discorso spedizione moto, non preoccupatevi, scrivetemi un commento qua sotto al video che sarò ben felice di rispondervi e lasciarvi tutti i contatti. Un'altra domanda che mi avete fatto è: in quale stagione è preferibile affrontare un viaggio del genere? Vi dico la verità, la stagione perfetta non c'è. Però sicuramente non potrete mai arrivare ad Ushuaia nel mese magari di luglio-agosto in pieno inverno, quantomeno con una moto non è consigliabile, perché ci troverete sicuramente molto freddo, ghiaccio e neve.
quindi diciamo che se uno vuole raggiungere Ushuaia sicuramente è preferibile farlo nel nostro inverno e quindi nella loro estate. Però chi volesse affrontare, diciamo, la prima parte del nostro viaggio, quindi Perù, Bolivia e parte del Cile e parte dell'Argentina, è possibile farlo anche in luglio-agosto, perché comunque là è vero che è inverno, però è anche stagione secca. Quindi ad esempio troverete sicuramente il Salar de Uyuni asciutto e troverete meno pioggia sulle Ande, però è probabile che troverete un po' più freddo. Detto questo, ragazzi, per chi non avesse visto la prima puntata del nostro viaggio, vi lascio il link qua sopra, andatevela a vedere. Grazie di essere stati con noi fino a questo punto. Per chi ancora non l'avesse fatto, vi invito ad iscrivervi al nostro canale, perché per noi è molto importante per poter continuare a creare contenuti, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi!